grazie di essere qui a Economico Sano e Squisito. Grazie a te. Con noi c'è Chef Nunzio e oggi siamo insieme principalmente per darci l'opportunità reciproca di conoscerci e di conoscere questo chef che in un immediato futuro ci fornirà consigli e ricette. Chef Nunzio, come nasce questo tuo progetto? In verità questo progetto nasce nel 2013 quando decisi per l'appunto di aprire questo canale. Ebbi però sul nascere una battuta d'arresto per problemi di salute. E adesso stai meglio? Sì, ma ti risponderò in maniera più completa, perché per quanto la salute possa fermare, arrestare il nostro fisico, non potrà mai e poi mai intaccare le nostre passioni più grandi, che comunque rimangono incorruttibili, inarrestabili, almeno per quanto riguarda il mio caso. E la mia passione più grande è stata sempre il cibo, e non scherzo quando dico cibo e non cucina, perché io amo il cibo, amo cucinare, ma amo il cibo, amo mangiare alla stessa maniera di come amo cucinare, e penso che questo non si possa nascondere. Cos'è la cucina secondo te? Questa è una bella domanda. La cucina per me è fatta di sapori semplici, come questi prodotti genuini di cui mi sono voluto appropositamente circondare, che se uniti con arte e consapevolezza e un pizzico di audacia a volte creano sinfonie di sapori come le note musicali che attraverso il nostro palato e il nostro fatto arrivano dritti alla nostra anima. E poi la cucina è fatta di colori, un'infinità di ingredienti dai colori più vasti che nemmeno, per citare Michelangelo, nemmeno se avessimo 10 volte più grande una Cappella Sistina potrebbe contenere tutti questi colori. Molto bello davvero quello che hai detto. E quindi? E quindi eccomi qui, anzi rieccomi qui, pronto a condividere questo mio grande amore per il cibo sano, per la cucina sana e genuina con voi. Parlaci un po' di te. Di me? Cosa dire di me? Come avrete intuito, mi chiamo Nunzio, sono nato in Sicilia nel 1979 e sono uno chef specializzato soprattutto in cucina italiana centro-meridionale, pizza e panificazione. Come è iniziata la tua carriera? La mia carriera iniziò praticamente quando ero poco più di un ragazzino. La mia scuola erano le cucine degli anni 90, dove abili mani passavano tra una padella e l'altra facendo saltare cibi con maestria e illuminando la cucina con fiammate alte così quanto sfumavano con i vini. Le cucine erano fatte di persone che correvano, gente che urlava indaffarata. Mi ricordo ancora chiaramente che per guardare questi cuochi lavorare, per l'appunto, mi sbrigavo a svuotare il lavello perché ai tempi facevo lo sguattero, il lavapiatti, più veloce che potevo. Poi quando finivo andavo a guardare questi cuochi lavorare e ne rimanevo incantato, affascinato, cercando di capire che cosa facessero e come lo facessero, e spesso perdevo anche la cognizione del tempo, finché poi il lavello non si riempiva e una pacca sulla testa e un dito puntato sulla mia postazione non mi facevano ritornare alla realtà. E poi cosa è successo? E poi col tempo la mia passione, i miei studi mi hanno fatto fare carriera dal lavapiatti che ammirava affascinato gli altri cuochi che lavoravano. Mi guadagnai il mio posto e diventai quello che stavolta muoveva le padelle. Andando avanti, nel giro di pochi anni ho visto questo mondo, questo mio mondo, sgretolarsi sotto l'avidità dei gestori, spesso improvvisati, assecondati poi dalla pigrizia dei miei colleghi, che sempre più frequentemente e sempre con più naturalezza reclinavano su prodotti semilavorati, surgelati e scatolati, dando sì spazio alla velocità, alla comodità, ma uccidendo la vera essenza della cucina, cioè la genuinità. E tu come hai reagito? Io mi sono sempre opposto con tutte le mie forze a questo fenomeno di folle involuzione, ma purtroppo questa strana filosofia di pensiero si è diffusa così velocemente a macchia d'olio che da travolgere chi come me credeva e crede ancora nei giusti valori della genuinità. E ad un tratto, senza accorgermi, mi sono trovato sul mio somaro come Don Chisciotte a combattere contro dei mulini a vento. Ti vedo molto turbato quando parli di questo. In effetti hai ragione, perché come se non bastasse, non è che finisce lì. Questo fenomeno non si è fermato alla ristorazione mediocre, ma è avanzato fino a conquistarsi un mercato tutto nuovo, coinvolgendo anche le cucine di casa nostra e bombardandoci con spot mediatici che gridavano al miracolo: questi prodotti costano di meno, oppure pronto in 5 minuti, e quindi facendo leva sulla vita frenetica che spesso siamo costretti a fare. Quindi cosa pensi di fare a riguardo?
Intanto sono qui con la voce di chi è stufo, con tanta voglia di rivoluzione, voglia di cambiare e di ritornare alle origini. Qui entra proprio in gioco il canale di cucina economico, sano e squisito. In che senso? Nel senso che questo canale vuole metterci la faccia, io voglio metterci la faccia, perché sono pronto a scommettere qualsiasi cosa pur di dimostrare che queste teorie mediatiche e miracolose sono per lo più false. Voglio dimostrare che esistono prodotti freschi e genuini come questi che hanno un costo sostenuto e sostenibile, che se cucinati con passione e sapienza possono lasciare un'impronta importante alla nostra esperienza di gusto senza gravare sul portafogli né tantomeno sulla nostra salute. Come mai ti senti così coinvolto da questo argomento? Non saprei come risponderti, ti farò un esempio. Se chiedessi alla mia mamma cos'è un piatto pronto, mi guarderebbe probabilmente con aria perplessa, perché non sono sicuro che lei sappia che cosa sia un piatto pronto. Io sono cresciuto con una madre che, oltre ad essere, per carità, bravissima ai fornelli, cucinava sempre tutto lei, dalla materia prima genuina. Al massimo nel suo congelatore ci trovavi ghiaccio o del gelato se l'estate. Non ho nessun problema anche ad ammettere con umiltà che non eravamo una famiglia ricca, anzi abbiamo attraversato dei momenti economici molto duri, ma questo non ha impedito mai mia madre di cucinare piatti magari più poveri ma sempre freschi e genuini. Ma erano anche altri tempi. Certo, molti dicono erano altri tempi, ma se ci pensiamo siamo stati è stata per colpa nostra, abbiamo permesso noi che un prodotto alla fine fresco e non lavorato costasse più di un prodotto lavorato, perché è molto semplice: le aziende più producono più conquistano un mercato e possono abbassare i prezzi. Ma vi assicuro che non è troppo tardi per cambiare le cose, basta conoscere piccoli segreti quando si acquista con intelligenza. Ma di questo magari ne parleremo un'altra volta in qualche video dedicato. Il punto è che anche per via di questa mia storia, di questa mia cultura che mi porto dietro, che se nei ristoranti mio malgrado mi sono arreso, la cucina casalinga invece mi tocca molto da vicino. Non posso e non voglio più tacere di fronte a questa assurda follia. E perché le persone dovrebbero seguire il tuo canale? Questa è una domanda che ci facciamo, penso, un po' tutti quando ci ritroviamo davanti a un canale, a un video di YouTube o qualsiasi altra cosa che guardiamo. La mia risposta a questa domanda è la seguente. Questo è sì un canale di cucina e di ricette, ma mira anche e soprattutto a un'educazione alimentare corretta, a un tangibile risparmio di soldi e spesso di tempo. Ci saranno video futuri che andranno dai consigli degli utensili da avere fino ad arrivare ai cibi per le feste. Ogni video comunque verrà spiegato con chiarezza e semplicità nei dettagli affinché possa trasmettere non solo la manualità ma anche la consapevolezza di quello che creiamo, così da migliorarci sia come cuochi che come consumatori e riuscire a capire cosa comprare, cosa non comprare, quando comprarlo e quando non comprarlo. Come mai economico? Perché far finta che un problema che ci coinvolge quasi tutti, un fenomeno come la crisi economica mondiale, far finta che non esiste, che non c'è, da stupidi. Questo tema c'è, va affrontato e va contrastato. Bene, il tempo a nostra disposizione sta per finire. Che cosa vuoi dire a chi ti sta guardando? Dirò a chi mi sta guardando che spero che in qualche modo la mia umile opera possa contribuire a far riflettere i giovani, le giovani casalinghe, a cui dobbiamo molto per il lavoro che svolgono tutti i giorni, spesso sottovalutato o addirittura ignorato. Io lo so che non avete nessuna colpa, lo so che ce la mettete tutta. Quello che vi invito a fare è solamente un passo indietro, a riflettere sul fatto che cucinare per noi, per la nostra famiglia, per i nostri figli è una responsabilità enorme. Quindi impariamo insieme a rinunciare alla comodità dei cibi spazzatura. In sostanza, quello che voglio dire è impariamo a cucinare quello che si può col tempo e il denaro che abbiamo a disposizione, ma senza penalizzare mai la qualità di quello che mangiamo, che spesso rappresenta anche la qualità della vita che facciamo. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a Chef Nunzio per essere stato qui con noi. Grazie a te. Un saluto va a tutti voi,
Spero che sarete tanti a seguire questo video e che lo possiate riapportare alla vostra vita, sia culinaria che da consumatore, in maniera intelligente, risparmiando soldi e tempo e soprattutto salute.